Il corpo umano. Questi bambini stanno osservando uno scheletro composto da ossa di diverso tipo che forma la struttura portante del nostro corpo. E tu sai quali sono i principali sistemi del corpo umano e quali sono le loro funzioni? Per nutrirsi, gli esseri umani usano l'apparato digerente. Attraverso la bocca, lo stomaco e l'intestino, il cibo viene trasformato in energia. L'apparato respiratorio, costituito dalle vie aeree e dai polmoni, ci permette di respirare facendo entrare l'ossigeno necessario alle funzioni di tutte le cellule e facendo uscire anidride carbonica. Cosa ci permette di correre, saltare e in generale muoverci? Il nostro sistema scheletrico collabora con il nostro sistema muscolare. Insieme formano il cosiddetto apparato locomotore. Tra i molti altri apparati del corpo umano, un ruolo molto importante è svolto dal sistema nervoso, che registra le informazioni provenienti dall'esterno e coordina le nostre azioni. Attraverso i 5 sensi, vista, udito, tatto, olfatto e gusto, riceviamo molti stimoli. Poi i nervi li inviano al cervello, che elabora delle risposte.